Bene amici, oggi siamo in rimessaggio e io mi trovo accanto a una barca che ha una linea di galleggiamento un po' molto rovinata. Perché si verifica questo ingiallimento? Perché corro l'io dell'imbarcazione, quindi quando ondeggia a destra e a sinistra, questa porzione qui tende a bagnarsi. E successivamente, soprattutto quando siamo fermi all'ormeggio e siamo esposti al sole, i microrganismi presenti nell'acqua tendono a proliferare sulla murata, con questo risultato che abbastanza antiestetico, che ci fa anche perdere di valore alla barca. Quindi è la superficie ideale per testare il Waterline Clean della Mafra, che è il rigenerante per linea di galleggiamento che serve appunto a rimuovere questo ingiallimento in tempi rapidi. Il flacone si presenta nel formato da 750 ml. Sul retro abbiamo le indicazioni d'uso, in questo caso in italiano, inglese e francese, le schede di avvertenza e la certificazione di biodegradabilità. Abbiamo già montato il trigger che ci viene fornito con il flacone e adesso procediamo all'applicazione. L'applicazione è davvero semplicissima, perché basta spruzzare il prodotto uniformemente nella zona da trattare e attendere semplicemente. Guardiamo anche come già sta schiarendo l'area. Io vi faccio giusto un'altra applicazione rapida e preparo la spugnetta per cercare di rifinire meglio la zona. Fate solo attenzione alla linea di galleggiamento, perché guardate, se io mi passo con la spugnetta tendo a portarmi il colore dell'antivegetativa, quindi tenete a portata di mano il tubo dell'acqua per risciacquare rapidamente e facciamo sparire tutto. Risciacquiamo quindi abbondantemente e facciamo le valutazioni. Quindi cari amici, questo è il Waterline Clean della Mafra. Abbiamo visto il risultato che ci ha dato, praticamente istantaneo, quindi andiamo a procedere step by step per risistemare poi tutta la linea di galleggiamento. Il prodotto non mi ha mai dato problemi di compatibilità, però voi fate sempre delle prove prima preliminari all'interno di un punto nascosto per capire il miglior tempo d'azione e come dosare al meglio il prodotto. Fate attenzione, come vi ho detto, alla linea di galleggiamento, perché se andiamo con la spugnetta sull'antivegetativa potremmo portarci una strisciata, e quindi tenete sempre con voi il tubo dell'acqua per risciacquare abbondantemente, dal momento che se la vernice si asciuga sulla superficie diventa più problematica poi da rimuovere, quindi teniamo sempre la zona ben bagnata. Tenete anche presente che il prodotto non rimuove le colature di ruggine, quindi dobbiamo distinguere l'ingiallimento da linea di galleggiamento, in questo caso causato da microrganismi, dalla colatura di ruggine, quindi da tracce minerali.